Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino. Salve a tutti da Luca Legnani. Siamo qui con un prodotto di Panasonic pensato per l'ambito medico. Parliamo di CFH2, come Como Firenze Hotel 2. Parliamo di essenzialmente un tablet PC pensato per l'utilizzo da parte di medici, in grado quindi di andare a essere impiegato nel quotidiano per velocizzare l'utilizzo e sul campo e l'eventuale consultazione di referti medici. Nello specifico, comunque, lasciamo la parola all'azienda così da avere una presentazione ufficiale. Ci vediamo più tardi. Grazie per l'introduzione. Il CFH2 vuole essere proprio Mobile Clinical Assistant, cioè vuole essere il pezzo hardware di quella catena che è la cartella clinica elettronica. Cartella clinica elettronica che ovviamente viene pensata per ridurre il rischio clinico e di conseguenza si deve andare a appoggiare a un device mobile all'interno dei reparti, delle corsie, che possa aiutare a questo scopo. Qual è la particolarità di questo prodotto? Questo prodotto ha integrato già al suo interno dei moduli barcode reader o RFID per la lettura del braccialetto del paziente e del farmaco, quindi per una somministrazione farmaco corretta e quindi una cura corretta al paziente. Ha due batterie integrate hot swap, quindi io posso togliere una e continuare a lavorare con quell'altra, per quindi facilitare ovviamente l'utilizzo nell'intera giornata dell'attività ospedaliera. Abbiamo uno schermo resistente agli urti che può essere utilizzato con le dita oppure con l'apposito pennino. Abbiamo in alto la possibilità di avere integrato un lettore smart card reader, quindi per la lettura della tessera sanitaria regionale. Abbiamo delle porte seriali o una porta LAN in caso di necessità. Abbiamo una videocamera posteriore, quindi per refertare eventualmente quanto successo durante il giro visite. E altra particolarità, come prima accennata, è il fatto che tutta la macchina, non solo lo schermo, è completamente sanificabile, il che vuol dire che si può pulire e disinfettare con i disinfettanti ospedalieri. In questo modo l'implementazione può tranquillamente avvenire anche in corsia e non solo a livello, per esempio, di ufficio o diciamo all'interno della sala dedicata ai medici. In questo modo riusciamo ad avere un utilizzo sul campo assolutamente proficuo, perché vi permette non solo di avere anche il lettore di impronta digitale, quindi un sistema per esempio di certificazione dell'utente che va a utilizzare il prodotto in questione, per esempio per evitare accessi non desiderati alla rete e ai dati dei vari pazienti, cosa che risulta assolutamente molto utile all'interno appunto della tutela della privacy richiesta in ospedale. Per quanto riguarda la capacità di interfacciarsi con il mondo circostante, ovviamente è basato su Windows, quindi potete tranquillamente andare a implementare i programmi di vostro gusto, ce ne sono davvero davvero tanti sul mercato, in grado comunque di agevolarvi nel quotidiano. Il fatto di avere poi anche appunto la camera posta nella parte retrostante vi assicura la possibilità, per esempio in caso di eventi particolari, di poterli documentare al volo e poterli quindi mettere nello storico, per esempio, del paziente o per andare a completare una ricerca di vostro interesse. Il fatto conclusivo di avere la doppia batteria vi permette sì di aumentare l'operatività sul campo, ma vi permette anche di avere una cartucciera di batterie in grado appunto di andare a rifornire il reparto, in grado di andare a coprire quindi le vostre necessità nel momento in cui finisce una batteria. Voi andate semplicemente a rimpiazzarla esattamente come fate con un walkie-talkie, nel frattempo andate a ricaricarla e l'operatività del terminale, nello specifico del CFH2, continua ad essere appunto tutto il giorno 24/7. Per quanto riguarda l'arrivo sul mercato e il prezzo, lasciamo la parola all'azienda. Il prodotto è già disponibile, ha un prezzo di listino intorno ai 2200 euro che può variare in base appunto ai moduli e alle opzioni che vi ho elencato prima che l'azienda ospedaliera decide di implementare. Detto questo, vi si ringrazia dell'attenzione, si ringrazia l'azienda e vi si invita a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Li abbiamo attivati sulle principali piattaforme, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutte le novità tecnologiche che andiamo a pubblicare per voi. Un saluto, ci si vede online da Giuseppe Ragazzino e Luca Legnani. Grazie, ciao. Arrivederci.